Finalmente, poracci, abbiamo risolto questa incresciosa situazione. Io torno a primeggiare riconoscendo prima di tutti BMX XXX, uno dei giochi più cafoni di sempre. Mentre lui, sì, proprio lui, torna tra di noi per dare la risposta sbagliata, il footage di Roma. Ottima associazione, ma ti garantisco che questi giorni ho visto delle scene così trash che in confronto BMX XXX è nulla. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di venerdì, quando voi giovani siete in giro a divertirvi, a fare aperitivi. Non uno, due aperitivi, tutti insieme, vi odio. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, analizzeremo le prime impressioni della stampa su Mario Strikers, che a quanto pare ha lasciato tutti quanti di stucco. Parleremo di due importantissimi aggiornamenti dell'NSO e, sorpresa delle sorprese, ci prepareremo per un nuovo State of Play. Prima di iniziare però vi ricordo che ora potete ricominciare a sbattere gli occhi, bravi. Sono fiero di voi. Ora però mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Ho detto tutto? Bene, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Ve l'ho già detto nel gruppo delle offerte poracce su Telegram, ma è giusto ripeterlo anche qui. Epic Games Store l'ha fatto di nuovo. La piattaforma digitale di Epic Games ha svelato il nuovo gioco in omaggio e questa volta si tratta di un vero titolo imperdibile, la collection dei Bioshock. Poracci, se non avete mai giocato al primo capitolo della serie, questa è l'occasione perfetta per rimediare e vedrete che finito Bioshock vi divorerete anche gli altri due in men che non si dica. Avete tempo fino al 2 giugno, mi raccomando, non fatevelo scappare, non fate gli shock. E visto che ci siamo, ricordatevi che anche Amazon offre a tutti gli abbonati al Prime una selezione di giochi mensili. Per questo giro, tra gli imperdibili ci sono Escape from Monkey Island e Far Cry 4. Il 3 giugno invece ci sarà una live stream di Sega che ha anticipato sui social l'annuncio di un nuovo progetto. La cosa bella è che l'unico indizio che la compagnia ha dato, oltre alla presenza di due nomi storici di Sega, è questa foto che dovrebbe rappresentare, credo, un controller Mega Drive di cioccolato. O almeno spero. Ragazzi, cosa sta cercando di dirci Sega? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Non si vive solo di Mario Strikers. Mentre fra poco andremo ad analizzare le anteprime del calcistico di casa Nintendo, vi ricordo che oggi esce anche su Switch il reboot del platform 3D Keio, sì, ho scoperto che si pronuncia così e non Kao, The Kangaroo. E incredibilmente sembra essere uscito fuori un prodotto tutto sommato convincente che farà la felicità degli amanti dei platform collectathon in tre dimensioni. Un gioco che sprizza primi anni 2000 da tutti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Le testate internazionali hanno rotto l'embargo su Mario Strikers Battle League. E inoltre Nintendo ha anche pubblicato una demo tutorial che diventerà anche una sessione online il prossimo weekend. E direi che le prime impressioni sono più che positive. Sapete che per quanto sia affascinato dal progetto, nutro qualche perplessità al riguardo. Quello di Mario Strikers è un ritorno attesissimo, ma quanto mostrato fino ad ora nei trailer di presentazione non è che mi avesse convinto del tutto. Con un roster molto ristretto e la mancanza di alcune feature fondamentali all'interno del gameplay dei suoi due predecessori, avevo come la sensazione che in termini contenutistici questo Battle League potesse essere una sorta di passo indietro rispetto ai due capitoli originali. Ah, un piccolo aggiornamento al volo mentre sto montando. È stato confermato che il gioco verrà supportato con DLC gratuiti post lancio che aggiungeranno anche nuovi personaggi, quindi si spiega l'assenza di Daisy nel materiale promozionale. Questa è una buona notizia, per carità, ma magari la prossima volta parleremo in modo più approfondito del concetto di supporto continuo da parte di Nintendo. Perché secondo me non è una cosa così scontata, ecco. Comunque, torniamo al video. Mai giudicare però un libro solo dalla copertina, soprattutto quando si tratta di videogiochi, di cui ci si riesce a fare un'idea concreta soltanto quando si prova di persona il gameplay e non certo basandosi unicamente sui trailer. Il quadro che ne esce fuori, sia dalla stampa nazionale che estera, è che Battle League è in un certo senso ancora un titolo votato prettamente all'arcade, ma che ha corretto parzialmente il tiro. Viene così abbandonata l'impostazione estremamente
estremamente caotica, quasi da party game dell'episodio su Wii, in favore di un approccio più lento e ragionato. Mentre Battle League sarà ancora un titolo accessibile anche ai neofiti della serie o anche a chi semplicemente vorrà fare una partita senza impegno, la sensazione è che sia stata scelta una stratificazione del sistema di controllo e del moveset che permetterà di creare potenzialmente una scena competitiva in grado di sfruttare appieno il titolo. E se ci pensate, vista la palese indole indirizzata al multiplayer online di Battle League, un'impostazione del genere ha perfettamente senso. E poi, se i trailer mi hanno lasciato parecchio interdetto sul ritmo di gioco, che sembrava eccessivamente lento e statico, già il tutorial mi ha fatto ricredere completamente. Un conto è giocare in modo spensierato, un altro è tenere conto del timing corretto per eseguire le versioni pro di tutte le azioni, sia offensive che difensive. Tra tocchi di prima, schivate perfette e contrasti brutali, tutto corre molto velocemente e l'azione di gioco assume un ritmo tutt'altro che rilassato. Che dire, vi invito a provare il tutorial, che poi diventerà il prossimo weekend una sessione online divisa in 6 parti, perché qui ci troviamo di fronte a quello che potrebbe diventare il migliore dei Mario Strikers, ma è ancora un po' troppo presto per sbilanciarsi. Però dai, proprio come Luigi's Mansion 3, grafica e animazioni sono impressionanti. Poracci, a voi che impressione ha fatto questo primo contatto con Battle League? Rimaniamo dalle parti di Nintendo perché bisogna dare due aggiornamenti molto importanti riguardanti due notizie che abbiamo trattato nei precedenti giorni. Il primo update è che effettivamente questa notte sono arrivati nuovi giochi per NES e Super Nintendo all'interno del Nintendo Switch Online. Ancora una volta, chi segue il TG Poro sta un passo avanti a tutti, ma forse anche troppo avanti. Altro che Chrono Trigger e Super Mario RPG, il trittico di New Entry è a dir poco deludente. Abbiamo due titoli Super Nintendo, Kongo Escaper e Rival Turf, che sono rispettivamente i clonazzi di Joe & Mac e di Final Fight, e poi il piatto forte dell'aggiornamento, Pinball per NES. Grazie Nintendo. Però fermi tutti, sull'applicazione giapponese dell'app SNES, al posto di Kongo Escaper è stato inserito Umihara Kawase, un platform che ricopre una certa importanza storica. Se siete interessati a scoprire la storia di questo gioco e la poetica dietro al suo autore, Kiyoshi Sakai, vi rimando allo splendido documentario fatto dal leggendario Gekigen. Recuperatelo. Mentre il secondo aggiornamento riguarda quella storiaccia del bug di Kirby 64 riscontrato sulla versione Switch. Un errore così grossolano da risultare imperdonabile, tanto che per la prima volta Nintendo ha riconosciuto pubblicamente l'esistenza del problema e si è impegnata su Twitter con un messaggio dove afferma che il bug verrà sistemato entro la settimana prossima. Un'ottima notizia che però, insomma, mette in mostra la superficialità con cui l'azienda di Kyoto si approccia all'emulazione e ai servizi che offre ai suoi fedeli abbonati. Credo che come fan, ancora prima che consumatori, meriteremmo molto più rispetto da parte di Nintendo. Non trovate? Bene, passiamo all'ultima notizia del giorno, anche questa freschissima. Sony ha appena annunciato un nuovo State of Play. L'evento è previsto per il 2 giugno e questo è tutto quello che sappiamo a riguardo. Purtroppo capiterà in un orario abbastanza scomodo, perché la diretta partirà alle 23:59 di giovedì 2 giugno e durerà circa 30 minuti. Noi ovviamente la seguiremo in live sul sito Viola, nonostante l'orario proibitivo, ma fossi in voi non mi farei troppe aspettative sull'evento, anche perché ormai gli State of Play sono diventati degli appuntamenti minori rispetto ai PlayStation Showcase. Per intenderci, niente God of War o produzioni interne, perché come confermato sullo stesso PlayStation Blog, nella mezz'ora di stream verrà dato spazio unicamente ai titoli di terze parti e soprattutto ai titoli in sviluppo per PlayStation VR 2. Se tutto va bene, potrebbe essere una vetrina di esposizione molto interessante su quello che sarà il futuro della realtà virtuale secondo Sony, e sono molto curioso di vedere il nuovo visore in azione. Però ecco, dobbiamo aspettarci un Final Fantasy 16 se parliamo di supporto di terze parti? Non lo so, io non voglio sbilanciarmi. Fatemi sapere cosa vedremo secondo voi nel prossimo State of Play. C'è qualcuno in hype? Poracci, questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì con un nuovo video. Voi, mi raccomando, questo weekend riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Strikers, Michele League, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto,
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di videogiochi dove si parla di YouTube. È venerdì.